Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: Soleil Sorge, dopo essere stata eliminata nella scorsa puntata, è ritornata nella casa del Grande Fratello per dirne quattro ai suoi coinquilini. Ma qualcosa è andato storto. Soleil Sorge. Soleil Sorge è tornata nella casa del Grande Fratello VIP nell'ultima puntata, dopo che nella puntata di lunedì 7 marzo è stata eliminata con il televoto flash contro Davide Silvestri, che invece è volato dritto in finale, insieme ad Elia Duran e Lulu Selassie. Alfonso Signorini ha voluto creare un confronto tra i coinquilini rimasti e la Sorge. Ma arriva un colpo di scena che nessuno si aspettava: Soleil sorprende tutti, soprattutto il conduttore, che non se lo aspettava per nulla. Soleil Sorge torna in casa, Signorini si infuria. Alfonso Signorini anticipa il confronto che avverrà con un filmato dove, secondo Babu, le donne delle casa, tra cui le sorelle Selassie e Manila Nazzaro, avrebbero mandato Soleil al televoto non per darle la possibilità di mandarla in finale, ma per eliminarla e farla fuori dai giochi. Strategia pura, secondo Barru. Prima parlano nel salotto tra di loro esprimendo le loro opinioni, per poi andare in giardino dove c'è una sorpresa per loro. Ritorna in casa Soleil Sorge per un confronto. La Sorge, appena entrata con un fare calmo e sereno, si riferisce alle tre donne che sono davanti a lei così: siete meravigliose. Avevo tantissime cose da dirvi. Ci tenevo a farvi questa sorpresa e un in bocca al lupo per la finale. Signorini non ci sta, si aspettava una Soleil rancorosa per la nomination che ha portato alla sua uscita. La Sorge invece si mostra tranquilla e dolce con le coinquiline, non volendo fare nessuna accusa. Alfonso allora la incita e, spazientito, le dice: ti conosco, questi discorsi del tubo mi piacciono ben poco. Ma l'influencer non cede e continua con parole dolci nei confronti dei suoi amici. Signorini infatti le ricorda ancora una volta nel corso del confronto che è fuori per causa loro, ma Soleil pare invece essere felice di essere fuori la casa del Grande Fratello VIP. Appare infatti felice, e infatti dice: non sapete che meraviglia c'è fuori, è una gioia che presto avrete pure voi. Signorini, deluso dal confronto che non ha portato nessuno scontro e nessuna dinamica, ha concluso commentando che se Soleil avesse avuto questo atteggiamento durante la sua permanenza all'interno della casa non avrebbe avuto quel successo e non sarebbe arrivata ad un passo dalla finale. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Yeah.